Il 25 aprile sia una festa inclusiva, così il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che stamani ha deposto una corona d'alloro insieme alla sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, e alla presenza di una delegazione dell'ANPI e delle autorità locali al monumento ai caduti in Piazza della Resistenza. Una festa sentita veramente da tutta la città e non abbiamo voluto venir meno, anche perché questo anno, nonostante la pandemia, è stato ricco di iniziative alla memoria della liberazione, della lotta di resistenza, degli eserciti che parteciparono, penso all'ultimo monumento che abbiamo inaugurato in onore delle infermiere brasiliane che proprio nella Piazza della Resistenza fornirono il loro aiuto. Quindi devo dire che nonostante la pandemia la città ha reagito, anzi ha moltiplicato le iniziative che vengono dal basso e quindi sono sicuramente più sentite. Proprio ieri, nell'Avellinese, nell'Irpinia, il murales dedicato a Liliana Segre è stato deturpato con la scritta Dux. E quindi proprio oggi, da qui, dalla mia città, medaglia d'argento al valor militare per la resistenza, voglio mandare a nome del governo un abbraccio virtuale di solidarietà alla senatrice Segre, come simbolo del fatto che di fronte all'odio e alla violenza non abbassiamo la testa.